Mente di qualità per aumentare la tua autostima. Noi funzioniamo per la qualità delle nostre credenze e dei nostri pensieri. La qualità di ciò che pensiamo creerà la qualità di ciò che viviamo. Dicono che la mente è come un paracadute. Se non si apre, non serve a niente. Bisogna controllare sempre quali sono le nostre credenze. In generale sono automatiche, le ereditiamo, le costruiamo e funzioniamo in base a queste. Le nostre idee ci possono aiutare a sprofondare o a sopravvivere. Alcune persone dicono: io mi sento solo e la solitudine mi fa male. Ma io mi chiedo: perché la solitudine fa male? Perché deve fare male? Potrebbe essere fantastica, potrebbe essere un processo di creatività, un ritrovo con noi stessi. Quindi, rivedere quelle credenze è il passo fondamentale per cambiare il nostro modo di vivere. Ci sono persone che dicono: il treno della vita passa una volta sola. Però se possiamo cambiare questa o qualunque altra credenza, potremo attraversare la porta del cambiamento. Avremo la possibilità di migliorare e cambiare la nostra autostima. Il fatto è che la mente è vagabonda. Tendiamo a non pensare. Ad esempio, conosciamo qualcuno e immediatamente pensiamo che quella persona è fatta in quel modo. E perché? Perché non vogliamo pensare. La gente tende a cercare lo stereotipo, lo comune. E succede che ci innamoriamo delle idee. E più anni crediamo in un'idea, più penseremo che sia vera. Vediamo adesso in che modo possiamo cambiare le nostre credenze per avere una migliore qualità di vita e migliorare la nostra autostima. L'unica cosa che devi sapere è che la chiave è nell'essere flessibili. La gente flessibile è colei che controlla il loro mondo interiore, vedendo cosa funziona e cosa non funziona. La gente rigida invece si rompe e si stanca. Per finire, sii flessibile e non permettere che qualche tua credenza domini la tua vita e il tuo modo di agire. Godersi la vita essendo flessibili è molto più facile. Non vedere ostacoli, non vedere muri. Un abbraccio.